io ho maturato la convinzione, giusto o sbagliata, che da mesi tu stai puntando, stai battendo, sei uno dei pochi qua che batti come un martello sull'attenzione, la concentrazione, mentre vedo che secondo me i segnali attorno non sono esattamente gli stessi. Io parto subito, mi tolgo sto dente legato a Zemaili, probabilmente un giocatore che andrà, abbiamo capito, aspettiamo un annuncio ufficiale prima della fine del campionato, via. Ma non so, a me non è piaciuto nel mio piccolo questo messaggio del giocatore che in spiaggia a Dubai quando c'è una squadra che sta lavorando per preparare una partita. Cioè, non mi sembra una strumentalizzazione, mi sembra un messaggio che secondo me non è il messaggio migliore in un momento in cui bisogna stare sul pezzo fino alla fine e tu ti sforzi di farlo col tuo giocatore. No, bene. Questi sono programmi che non decide il sottoscritto e che chiaramente sono stati, come dire, gestiti un po' in questo modo, ma non è sicuramente il fatto, come dire, di trasmettere qualcosa di diverso. Noi sappiamo qual è il nostro target di questo fine stagione, l'abbiamo sempre condiviso tutti quanti, quindi tutte le scelte che si fanno è perché si è coscienti di questo, si sa dove si vuole esattamente arrivare. Poi dopo, se da ogni, come dire, situazione noi vogliamo tirar fuori l'aspetto più negativo, è facile, si può sempre trovare qualcosa che non va bene, anche nel momento in cui si hanno tutte le buone intenzioni di voler fare comunque qualcosa che sia utile e produttivo. Quindi a noi adesso il discorso di Zemaili, tra virgolette, interessa relativamente. Zemaili comunque è un giocatore che domenica non è assolutamente a disposizione della squadra e questo quindi è quello che conta di più. Altrettanto conta il fatto che in campo ci sarà qualcun altro e comunque siamo in una situazione abbastanza di emergenza, tra virgolette, no? Però io ho visto una squadra che ha coscienza, che ha voglia, che ha volontà. Domani andiamo ad affrontare un avversario che è un avversario che sta facendo bene, un avversario che è molto pericoloso soprattutto nelle ripartenze, perché è un avversario molto accorto, molto attento, molto equilibrato, e poi quando ripartono, se gli concedi la possibilità di ripartire, diventa veramente letale. E quindi noi dobbiamo essere bravi, soprattutto domani, ad essere, come dire, ancora più attenti, soprattutto quando la palla l'abbiamo noi, perché poi quando la palla l'hai tu e la gestisci e non sei sveglio, attento nel non prestare il fianco a questa eventualità, diventa fondamentale, no? Diventa fondamentale. Spesso noi abbiamo corso dei pericoli, dei rischi proprio quando la gestione della palla l'avevamo noi, pensavamo di poter fare, costruire, e poi dopo con tre passaggi a volte gli avversari ci sono andati in porta o creando situazioni pericolose. Noi questo non possiamo permettercelo, e quindi domani chi va in campo e chi è a disposizione, chi sta bene fisicamente, deve sapere questo, perché domani per noi è veramente una partita nella quale i tre punti sono d'oro, ma per fare i tre punti non bisogna solo pensare di andare con lo spirito sparagnino, no? Bisogna andare con grande equilibrio, con grande attenzione, perché l'Udinese ha giocatori che poi se gli concedi spazi diventa veramente micidiale. Volevo chiarire che non era una considerazione sulla professionalità di Zemaili, che è un giocatore che anzi ha fatto una stagione eccellente e sempre col massimo dell'impegno. Io sono convinto che tu lo dici in maniera positiva, ma non è... Mi riferivo a chi sceglie questo, cioè che fa... Ti faccio una domanda: tu hai già ragionevoli certezze su l'impiego che potrai fare da qui alla fine? Cioè, ti hanno già detto quale sarà il suo percorso da qui a fine campionato? Sì, ma noi abbiamo un'idea di massima, che però, sai, è sempre vincolata un po' poi alla domenica, no? al risultato successivo, e quindi anche legata al fatto che le squadre che poi andrai ad affrontare possono essere squadre che hanno, come dire, impegni di classifica importanti, quindi noi non vogliamo regalare niente a nessuno, no? Questo sono tutte considerazioni che abbiamo fatto insieme, che ha fatto la società, che ha fatto il presidente, e tutti quanti abbiamo convenuto che sia
comunque una valutazione che poi fai settimanalmente. Se le cose andranno come si può immaginare, può essere che Zemali vada via anche prima, però non è una certezza assoluta questo, e quindi il fatto che lui si sia preso questi 3-4 giorni adesso di riposo è perché prima di tutto è un professionista di un certo tipo e non è quello che se ne frega delle cose, ma c'è sempre una logica in tutto ciò che si fa, e lui è uno di quelli che da questo punto di vista sappiamo che non sbaglia, insomma. Ma forse ho letto male in settimana, ma non ho fatto i conti. Può essere che domani per un incrocio di punti potrebbe anche esserci la salvezza aritmetica, mi sembra, del Bologna. Ti giuro che non lo so. E non ho controllato quello che ha scritto un collega. E per questo traguardo tu cioè, lo ritieni il minimo sindacale per un club come il Bologna? Non ti chiedo se festeggi, perché sarebbe quasi, credo, una domanda sciocca. Ecco. Però... E qua è una piazza che ha delle grandi ambizioni, ha un passato, ha un presidente importante. Tu come ritieni l'obiettivo, anche se siamo, i bilanci si fanno alla fine, ma come ritieni il bilancio di questa stagione? Credo che il bilancio di questa stagione deve essere fatto sui propositi che ci siamo fatti prima della stagione, no? Nei quali volevamo assolutamente centrare il target della salvezza, e questo deve essere il primo obiettivo. Tutto quello che viene in più non è qualcosa di trovato, ma è qualcosa di guadagnato sul campo, e noi vogliamo che da qui alla fine ci sia quel qualcosa in più di guadagnato sul campo, ma che qui a Bologna, come a Sassuolo, come a Bergamo o come a Torino ci sia l'ambizione di fare sempre meglio e fare di più, questo è una cosa innegabile e legittima. Questa è una piazza che ha grandi ambizioni, questa è una piazza che ha vissuto grandi ambizioni, questa è una piazza che ha vissuto momenti veramente tragici e critici, quindi è giusto vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, ma bisogna saper riconoscere anche il bicchiere mezzo vuoto, e in funzione di questo fare tutti i ragionamenti di conseguenza. Quindi i programmi che la società si è imposta, che il Presidente si è posto in questi anni, li conoscete, li sapete meglio di me. È chiaro che tutti quanti noi abbiamo il desiderio, la voglia, la volontà di ambire sempre qualcosa di superiore, di maggiore. Ma è un percorso che dobbiamo fare. Io credo che in questa annata fino ad oggi si sia visto da parte nostra, si siano intraviste determinate cose, in positivo e in negativo, e noi dobbiamo cercare di eliminare quanto più le negatività e lavorare ancora di più sulle positività per far sì che il target si alzi con l'aiuto e l'inserimento di elementi che saranno possibili e sarà possibile fare solo con degli investimenti che devono venire valorizzando i nostri e poi poterli mettere sulla piazza per club ancora più importanti, perché sapete che ormai è così, basta che si fa un bilancio tra tutte le squadre che non sono nelle prime 6 o 7 posizioni, e capite bene quello che è un po' l'andamento di questo campionato, che è un campionato che ha chiaramente, è spezzato in due, no? In due, perché ci sono dei valori che sono al di sopra della media, e ci sono valori che poi se la giocano tra di loro, no? Perché con tutte le squadre che stanno dalla settima in poi è sempre uno scontro più o meno alla pari, no? Dove qualcuno può emergere una volta, qualcun altro la volta successiva, è così, è un dato di fatto, però è chiaro che questo percorso noi lo vogliamo fare insieme, quanto prima riusciremo a alzare l'asticella tutti quanti saremo ancora più felici, pacifico, partendo da sottoscritto, perché a me piace lottare per traguardi importanti, però so che cosa la società si è posta come obiettivo e dobbiamo arrivarci per gradi, insomma. Secondo lei, per alzare la famosa asticella, da qua in avanti serviranno più energie di quante se ne sono messe nella scorsa estate, o basterà dire semplicemente mantenere... No, bisogna fare delle operazioni che siano possibili
E in questo bisogna avere veramente la capacità, la bravura di trovare gli elementi giusti, no? Gli elementi giusti possono essere anche non solo di spessore tecnico, ma anche di spessore caratteriale, no? A volte magari un giocatore, due giocatori che hanno come dire, una personalità diversa, differente, possono darti veramente una mano in più. Poi è chiaro che ci sono dei valori tecnici che possono fare la differenza, però proprio per il discorso che facevo poc'anzi, no? Se vediamo le 10 squadre che stanno da metà classifica in giù, veramente la forza, anche nella partita stessa di ieri sera, no? Che avete visto Atalanta-Juve, vedi veramente l'impatto, la forza agonistica, questa convinzione di essere veramente alla pari con una squadra e una realtà importante come la Juve, fanno veramente la grande differenza. Questo devi riuscire a trovare anche degli elementi, quei due o tre elementi che ti possono dare questo impulso in più, no? E questi aiutano poi anche tutto il resto a crescere, a diventare ancora più positivi e propositivi. E questa settimana hai dovuto fare di necessità virtù per l'ennesima assenza, hai chiamato dei ragazzi dalle giovanili ad allenarvi con voi anche più del solito, diciamo. Tra l'Atalanta e l'Udinese, no? Sono due modelli di calcio diversi, cioè il tubolone del futuro è più Atalanta, quindi facciamo i rinforzi mettendo dentro i giovani più o meno gradualmente, o Udinese andiamo a comprare gli sconosciuti che costano poco e poi nel caso li rivendiamo. Beh, sai, fare quello che fa l'Atalanta, cioè puntare molto sui giovani che sono del settore giovanile, vuol dire che devi avere un settore giovanile che produce, no? L'Atalanta quest'anno ha avuto veramente un concatenarsi di situazioni che li hanno portati ad essere oggi quello che sono, però è il frutto del lavoro di tanti anni, no? Tant'è vero che sembra che l'Atalanta adesso, o meno leggo, che abbia investito, che voglia investire ancora, non so, 20 milioni sul settore giovanile. È chiaro che quando tu proponi che sì, proponi Conti, proponi tutti questi giocatori che arrivano poi ad essere quello che sono, a dimostrare almeno oggi quello, un potenziale importante, ti diventa più facile dire investiamo sul settore giovanile, perché è veramente una fonte, una risorsa importante, no? E bisogna arrivare piano piano a quello, che non puoi farlo dall'oggi al domani, no? Ma ci vuole tutta una struttura che piano piano cresce insieme. La mia preferenza sarebbe questa, la mia aspirazione è più questa, perché poi andare a prendere i giocatori all'estero, è vero che puoi anche lì attingere e trovare giocatori di prospettiva, però è tutta una costruzione poi differente, no? Perché comunque quando tu un giovane te lo sei cresciuto in casa, parte già con delle basi di un certo tipo. Quando tu te lo porti da fuori, queste basi qui è molto più probabile che non ci siano, e quindi te le devi anche costruire, solo fatto della lingua, delle abitudini, il carattere che uno comunque si è formato al di fuori di quelli che sono i nostri ambienti, no? Quello a me piacerebbe riuscire a poter fare, perché vorrebbe dire veramente costruire una società che parte dalle basi, proprio dalle basi, per riuscire ad arrivare poi alla prima squadra e a proporre giocatori, no? Ma, ho l'impressione che nel calcio di oggi, lei diceva prima, bisogna prendere anche gli uomini oltre che i calciatori, bisogna guardare l'aspetto caratteriale. Beh, ma questo sempre, è sì. Sempre stato. Sì, sì, no, in qualsiasi... Uno che predicava così e che predica ancora oggi così è Arrigo Sacchi, no? Tutte le volte che trovo Sacchi e parla, gli uomini sono fondamentali, ma non nel calcio, sono fondamentali dappertutto, ma in tutte le realtà, perché se non sei veramente, se non hai... prima un certo tipo di cultura, poi tutto il resto diventa marginale. Ma c'è un momento nella sede del calciomercato, delle trattative, c'è un momento in cui si valuta veramente l'uomo? Adesso non dico un test attitudinale, però... No, ma questi secondo me sono, come dire, valutazioni difficili fatte in quella sede, no? Io se decido di prendere Donadoni... l'ideale secondo me sarebbe quello di dire ok, adesso Donadoni è un giocatore che mi interessa, lo mandiamo a vedere 15-20 giorni, lo facciamo seguire da un nostro osservatore, no? Vediamo per 3 settimane come si allena, che atteggiamento ha durante ogni seduta d'allenamento, che cosa esprime, allora lì puoi fare veramente un resoconto più preciso e avere dei dati certi.
perché sennò il resto passa solo attraverso le partite, le immagini che vedi, no? È lo stesso discorso che facevamo un attimo fa sugli stranieri. Come fai ad avere veramente delle nozioni precise, se non quelle squisitamente tecniche, di un giocatore che gioca in Belgio piuttosto che in Africa, no? Diventano più scommesse quelle. Sai che lo prendi per una cifra relativamente bassa o comunque abbordabile e poi imposti tutto un lavoro per costruirlo. Ma il modus operandi dovrebbe essere questo, no? Decidiamo oggi, che siamo a un mese e mezzo, due mesi dall'inizio del mercato, di individuare 2, 3, 4, 5, 6 giocatori, e questi giocatori qui li dobbiamo vedere con una certa costanza per un certo periodo. È chiaro che non li puoi vedere a giugno, perché sono tutti in vacanza, no? Quindi ti devi portare un po' avanti prima e avere tutta questa serie di dati che poi alla fine ti fanno pendere l'ago della bilancia da una parte piuttosto che dall'altra, quindi scegliere un giocatore piuttosto che un altro. Magari dici quel giocatore è bravo tecnicamente, è buonissimo, però è un po' lazy, è un po' uno che non ama lavorare troppo, è uno che non è molto disponibile, allora meglio averne uno che magari è meno dotato tecnicamente, però uno sempre positivo, uno che si dà da fare, uno che non molla mai. Questo, e alla fine fai veramente la differenza. Oggi fai veramente la differenza per queste cose, questi dettagli non sono così marginali, no? Lei ama prendere informazioni, non so, sulla famiglia, se non so, ha moglie, figli, oppure ha una vita regolare. Ma anche quello, sì. Anche quelli sono dettagli. Ricordo un mio vecchio collaboratore che preparava con me le partite e poi dopo stava in tribuna, no? E a volte in tribuna vedeva la moglie o la fidanzata di qualche giocatore e diceva questo fa fatica a diventare un grande giocatore, no? Magari così è detto in maniera un po' banale, no? Un po', però un fondo di verità c'era, qualcosa di vero c'è anche in questo, quindi adesso ho estremizzato un po'. Però sono tutte considerazioni che vanno fatte, perché il fatto che un ragazzo sia cresciuto in un contesto piuttosto che in un altro può incidere, anzi sicuramente incide sul suo carattere, sul suo modo di essere. Senti, dalla metafisica al campo, ce l'hai Mirante e ce l'hai Verdi entrambi? Sì, sono... Antonio... lo voglio vedere ora, ma direi che al 90% direi di sì, e anche per Simone questi ultimi due giorni si è allenato regolarmente bene, quindi non ha particolari difficoltà, quindi direi che sono a disposizione. E, vista l'emergenza che hai soprattutto a centrocampo, è probabile che noi domani lo possiamo vedere, lo vediamo, non so, perché poi spesso l'abbiamo invocato, ma non sempre quando ha giocato è stata all'altezza dell'aspettativa. Beh, l'unica, come dire, pensiero diverso potrebbe essere quello che, avendo appunto un centrocampo contato, nel momento in cui vai a fare dei cambi non hai molte possibilità, no? Se non quello di far giocare qualcuno in un ruolo diverso. È un rischio che va preso adesso, quindi vediamo se giocare in un modo piuttosto che in un altro proprio per avere un'alternativa, però insomma alla fine sono anche calcoli che lasciano un po' il tempo che trovano, bisogna andare in campo e essere convinti di fare una prestazione di spessore, questo, poi dopo che uno tenga 70 minuti, 80 minuti o 90 ha una sua importanza, però relativa. Questo mi preme, quindi voglio vedere gente motivata in questo modo, e non sa, devo dire che questa è stata una settimana dove l'ho visto allenarsi con grande determinazione, grande convinzione, mi è piaciuto questo. Mister, due domande, una sulla partita di domani, perché tu hai parlato dell'Udinese sottolineando la bravura da parte loro nelle ripartenze, però insomma l'Udinese è anche altro, quindi ti chiedo un po'
se si puoi dare una piccola fotografia anche tattica sulle peculiarità che ha questa squadra, e che peraltro è allenata da un allenatore che ha fatto un percorso un po' strano, no? era partito, come dire, ha fatto molta gavetta, poi ha conosciuto le piazze grandi, è caduto un po' in disgrazia e adesso insomma in qualche modo è riuscito a riemergere. E poi una cosa che invece con la partita di domani non c'entra, che è relativa a un'intervista che ha rilasciato Cassano in settimana alla Gazzetta dello Sport, no? Cassano nell'ultimo mese e mezzo si è offerto al Bologna almeno 3 volte, però questa volta in questa intervista ha parlato anche di te, insomma, del rapporto che c'è stato tra di voi, che ha conosciuto insomma delle fasi problematiche, insomma dice, lui ha detto che insomma ti ha chiesto scusa e che gli piacerebbe molto essere nuovamente allenato da te, quindi credo un po', chiedo un po' a te. Ma su questo mi fa piacere, perché insomma alla fine si parla sempre comunque di ragazzi e poi c'è chi sbaglia di più, chi sbaglia di meno, però insomma io Antonio lo conosco bene, l'ho frequentato per parecchio tempo e quindi so quello che lui è e com'è. È chiaro che la filosofia della squadra, della società adesso è una filosofia un po' diversa in questo senso e quindi direi che proprio per questi motivi diventa abbastanza difficile che si possa verificare qualcosa di diverso, quindi è chiaro che se nell'ultima settimana negli ultimi tempi si è proposto 3 volte, perché probabilmente negli ultimi tempi l'hanno intervistato 3 volte, se l'avessero intervistato 12 volte magari poteva succedere di più, però al di là di questo il suo talento nessuno l'ha mai messo in discussione. Io ritengo oggi ancora Cassano uno dei giocatori in assoluto, tra i primi 2 o 3 giocatori in Italia per certe cose, perché la capacità che ha lui di giocare la palla, di trovare le soluzioni, di essere avanti con il pensiero è inarrivabile per il 95% dei giocatori che sono oggi in Italia, italiani soprattutto. Quindi da questo punto di vista non ci piove. Poi il resto ve l'ho già detto, no? E per quanto riguarda l'Udinese, è chiaro che l'Udinese non è solo quello, l'Udinese è una squadra che ha un allenatore anche che sa cambiare spesso modulo durante la gara, spesso volentieri cambia 2 o 3 sistemi di gioco anche durante la gara, quindi questo vuol dire che questo è un allenatore che ha una grande preparazione, che ha una grande conoscenza, che sa trasmettere anche questo ai suoi giocatori, è una squadra che ha forza fisica, una squadra che ha esperienza, una squadra che ha anche gioventù, quindi assortita bene da questo punto di vista. È una squadra molto equilibrata, che tendenzialmente cerca di concedere poco agli avversari e poi di sfruttare quelle che sono le armi dettate un po' dal concetto di gioco che ha il suo allenatore. Non è che sia solo ripartenza. Quindi noi dobbiamo stare attenti a tutto questo. Però come spesso dico, noi dobbiamo essere attenti agli avversari, ma soprattutto essere attenti a fare quello che dobbiamo e possiamo fare noi, perché se sei solo preoccupato di quello che possono fare gli avversari, molto probabilmente sei molto portato a essere sempre, come dire, succube di questa situazione. Invece noi dobbiamo pensare a fare il nostro di gioco, dobbiamo mettere nelle condizioni l'Udinese di trovarsi di fronte a qualcosa che non si aspetta. E se sappiamo e siamo bravi a fare questo, allora domani può venire fuori una partita di un certo tipo, che vorrà dire avere momenti positivi, importanti, momenti in cui dovrai anche soffrire, dovrai stringere i denti, dovrai faticare, però questa è un po' la storia delle partite di calcio, insomma, no? Ieri sera ho visto l'Atalanta fare un primo tempo con una forza fisica, un impatto e una vitalità impressionanti, poi dopo sono stati recuperati, sono andati sotto, hanno faticato, hanno stretto i denti, hanno recuperato un risultato, quindi sono momenti così legati anche a episodi a volte, no? Basta pensare al secondo gol, con che veemenza sono andati dentro, ma ci vuole quel tipo di impatto lì. Se tu ci vai con quella convinzione lì, poi è anche la fortuna, no? Dici, ma che fortuna che ha avuto nel fare quel gol. No, non è fortuna, è perché ci sei andato convinto. Se non ci vai con quella convinzione lì, la fortuna dove la trovi? Non c'è. Ci sono 2 rimpalli che gli vanno bene, ma se lui non va con quella cattiveria lì, anche il rinvio di, non so, di Bonucci su Chiellini o chi era, che poi la palla gli ritorna addosso, non accade, no?
perché l'altro gioca tranquillo, invece di rinviarla frettolosamente la controlla e finisce tutto. Invece la pressione dell'avversario l'ha costretto ad accelerare il tutto, rimpallo, palla davanti alla porta, gol. È quello che ci vuole. Francia, poi l'Italia, ne va più tre. Domanda molto banale, come mai tra voi e l'Udinese, due squadre che in teoria fate più o meno lo stesso campionato, ci sono 8 punti di differenza? È una, sempre una questione di convinzione? Perché sono stati più bravi di noi. Perché sono stati più bravi di voi? Cosa hanno fatto di diverso, di meglio rispetto a voi? Beh, cosa hanno fatto? Come faccio a dire io cosa ho fatto di più? Ho fatto 8 punti di più, vuol dire che sono stati più bravi di noi. Noi dobbiamo pensare di fare meglio di quanto facciamo. Cioè, mi sembra abbastanza scontata la risposta, no? Possiamo dire che siamo stati più polli noi di loro. E quindi dobbiamo crescere. Se facciamo tutti questi discorsi, allora cosa dobbiamo dire nei confronti di quelli che hanno 30 punti più di noi? Siamo stati disastrosi. È così, è una squadra l'Udinese che quanti anni ha di continuità in Serie A nella massima serie e tirando fuori sempre giocatori importanti, quindi è una società costruita in un certo modo e quindi questo ha un peso specifico, oltre ad avere allenatori bravi e giocatori bravi, ma tutto questo lavoro che hanno fatto in tutti questi anni produce qualcosa. Se poi andiamo a valutare la stagione singola, ci stanno tutti i ragionamenti, ma non è così, cioè, mi sembra banalizzare un po' il lavoro dell'Udinese e il lavoro del Bologna, che sta cercando di recuperare terreno e di avvicinarsi quanto più a realtà che in Serie A si stanno affermando da tanti anni. Ma volevo dirti questo, la partita di sabato a Bergamo è stata un po' dopo celebrata anche da noi, perché a parte i primi quarto d'ora oggettivamente impresentabile dei tuoi giocatori, però dopo è stata giocata una partita vera. Allora ti chiedo, ti fa venire una partita come questa un po' di rabbia, perché se quell'atteggiamento ce l'hai magari sempre puoi forse portare a casa prestazioni e risultati diversi? È chiaro che noi dobbiamo cercare di assomigliare quanto più possibile a partite del genere, no? Io non sono d'accordo sul fatto che il primo quarto d'ora non sia stato impresentabile, perché il primo quarto d'ora vuol dire che hanno fatto 2 gol, ma il primo era fuori gioco, su una palla dove c'è anche la capacità e la bravura di un giocatore come Papu Gomez, che ieri sera ha messo una palla al millimetro e Conti ha fatto gol, e domenica scorsa contro di noi ha messo una palla al millimetro e questo ha rifatto gol, pur essendo in fuori gioco, cioè, c'è anche questa la capacità, ma in quel quarto d'ora lì non è che ci hanno messo chiusi in area di rigore e ci hanno fatto soffrire le pene dell'inferno, ma la rivediamo insieme io e te, e poi dopo facciamo una valutazione, perché anche a me spesso capita di perdere partite e di andare a vederle e di avere un concetto estremamente negativo, di dire, ma tutto sommato non l'abbiamo fatto così male, così come mi è successa la stessa cosa nelle partite dove ho vinto, oggi grande partita, grande prestazione, 4 gol. Guarda lì cosa abbiamo fatto, guarda lì cosa è successo, guarda lì. Però poi dopo è venuto fuori un grande risultato e tutto viene mitigato, no? No, non è così. Quindi abbiamo forse concesso il secondo gol, il terzo gol in maniera abbastanza sciocca, sugli episodi, sulle situazioni, sulle letture individuali. Benissimo, dobbiamo lavorarci di più. Ma noi abbiamo dimostrato contro l'Atalanta che non c'è questa grande differenza, non c'è stata questa grande differenza, non basta una partita, bisogna dare continuità a questa prestazione, non basta un episodio, perché comunque è una buona partita che però alla fine ci ha visti sconfitti e non mi piace andare fuori dal campo facendo una buona partita e perdendola, e non ci si deve abituare a questo, non si deve essere soddisfatti della buona prestazione se poi il risultato è negativo. È questo che bisogna inculcarsi nella mente ed acquisire una mentalità giusta, perché se no saremo sempre altalenanti, saremo sempre un po' in balia solo dei giudizi, e o meglio, il giudizio è quello che poi ci fa sentire più o meno tranquilli, perché riconoscono dall'esterno che abbiamo fatto una buona prestazione, però alla fine, ripeto, abbiamo portato a casa 0 punti. Non sono di quelli che dice preferisco giocare male e vincere la partita, però non sono neanche tra quelli che dice ho fatto una buona partita e il risultato è negativo.
Quindi troviamo il giusto equilibrio in questo e cerchiamo di crescere tutti quanti con la mentalità giusta. Rossini per l'ultima. Volevo fare una domanda sulla difesa, nel senso che l'anno scorso sotto la sua gestione il Bologna ha preso praticamente un gol a partita, più o meno. E quest'anno siamo a 1,5 circa. Nonostante questo, al di là di questo, hai cambiato molto per bisogni, per infortuni, per squalifiche, tant'è che nelle ultime 13, compreso il portiere, hai usato 13 difese diverse, hai proprio usato tutte forse le combinazioni possibili. Sì. Cosa vi è un po' mancato, cosa vi sta un po' mancando rispetto all'anno scorso, al di là del fatto che questo è un campionato dove si segna anche molto di più, l'ultima questo, giornata poi lo ha dimostrato. Questo è mancato, soprattutto il reparto difensivo, è un reparto che secondo me deve essere in grado di essere come dire, il più omogeneo e il più continuo possibile. È importante questo aspetto, che non vuol dire che debbano giocare sempre gli stessi, però la linea deve essere un po' questa. Invece quando inevitabilmente cambi spesso interpreti o anche o qualche modulo, questo complica un po' di più la vita. E quindi anche questo è un processo di crescita, che bisogna cercare di fare, e quindi ogni giocatore deve sapersi adattare un po' meglio alle situazioni che capitano, soprattutto per necessità, quindi bisogna lavorare molto, molto. Il reparto difensivo, che non vuol dire solo i quattro difensori se giochi una difesa a quattro, ma l'atteggiamento della squadra deve essere veramente ancora più attento e scrupoloso. E noi a volte diamo un po' troppo per scontato, o forse siamo un po' spesso attratti dalla palla e poco bravi nell'intuire prima, no? Che quei 5 metri fatti in anticipo possono prevenire una situazione pericolosa oppure possono fruttarti un gol. E noi spesso, in tanti giocatori, no? lo facevo notare anche in settimana durante gli allenamenti, noi a volte partiamo dal momento che la palla ci arriva, no? Bisogna anticipare, se non anticipi diventa complicato. La dimostrazione sono a volte i giocatori, no? Che vedi in giro e che non hanno, come dire, una grande proposta fisica, no? Che non hanno grandi qualità fisiche, però li vedi sempre nel centro, nel vivo dell'azione, perché quando tu non riesci ad arrivarci dal punto di vista fisico devi anticipare con il ragionamento, no? E quindi quella frazione di secondo ti fa essere nella posizione giusta e quindi anticipare l'avversario, intercettare la palla. È così, oggi si gioca molto su questo e bisogna crescere da questo punto di vista qui. Non puoi solo pensare di giocare quando hai la palla nei piedi e da lì partire, anche perché così dai un riferimento agli avversari e diventi più prevedibile, no? No, è qua con noi. Quindi è l'unico primavera, adesso c'è la partita importante a primavera oggi, ma è l'unico. Ma la nostra è molto più importante. Certo, allora, certo. Senza nulla togliere, mi faceva piacere e sono molto combattuto quando ci sono queste situazioni, perché anche per la primavera è importante, però siamo veramente un po' in emergenza. Quindi che poi è un ragazzo che tutte le volte che è venuto con noi ha quasi sempre giocato, poi è entrato, no? Difficilmente è stato con noi per rimanere semplicemente in panchina, quindi mi auguro che questo possa accadere anche domani per lui, ma soprattutto per i compagni, perché è importante.